Buongiorno ragazzi, bentornati noi in questo canale. La musica in sottofondo è quella che purtroppo funziona così. Ne faccio un giro che è meglio, va? Incredibile ma vero, ma è uscito anche il sole qua. È un sole molto timido, veramente, però meglio di niente. Sono dentro la cattedrale di Romsey. Facciamo andare le becche, questo posto è un po' creepy in effetti, perché c'è la chiesa qua, poi ci sono i corvi che girano attorno e stiamo camminando su delle lapide. C'è questo percorso che porta a questa croce qua, è fatto di lapide, ve lo giuro. Sono arrivato da qualche ora a Romsey, che si trova in Hampshire, che è una delle contee più ricche della Gran Bretagna. Si trova nel sud, per essere precisi nel southwest, a circa 2 rette di macchina da Londra. Perché mi trovo a Romsey? Beh, Rebecca ha deciso di prenotare un Airbnb e farci un piccolo weekend. Lei qua con me, qua dietro, che sta facendo delle foto. E ci stiamo un po' godendo questo weekend, che fa freddo tra l'altro, fa super freddo. Vedete, con questo tipo di video io voglio raccontarvi una parte d'Inghilterra che non è tanto conosciuta, perché molti sono convinti e pensano, giustamente anche, che l'Inghilterra sia soltanto Londra o Manchester o Birmingham o queste grandi città. Questo non è vero, perché l'Inghilterra è una nazione fatta di cittadine fantastiche e villaggi piccolissimi e bellissimi. In lontananza vedo pure un po' di cielo blu che esce là. Le comunità nei piccoli villaggi sono molto unite, sono piene di famiglie, si sta abbastanza bene, non c'è criminalità e c'è anche una certa prosperità. Molta gente che lavora a Londra infatti abita nei piccoli villaggi come Romsey per esempio, o anche altri ancora, perché le case costano poco, c'è un'ottima qualità della vita, c'è un'ottima istruzione e soprattutto sono posti ottimi per avere una famiglia e crescere quindi i bambini. Se vivete in Italia, farebbe piacere sapere quali sono secondo voi i villaggi, comunque le cittadine piccole, magari nella vostra zona, dove secondo voi si vive davvero bene, che possono essere comparati a questi villaggetti inglesi come Romsey. Questo è un mulino d'acqua. Io non avevo mai visto prima un mulino in vita mia, perlomeno io non mi ricordo di averne mai visto uno. Ci vuole veramente coraggio a parcheggiare una Land Rover sotto quell'albero. Questa è per pochissimi, ve lo giuro. Fun fact riguardo Romsey. Ha lo status di market town. In passato, secondo il diritto europeo medievale, si poteva avere il diritto di ospitare il mercato. Sono nati qui il filosofo William Petty e il primo ministro inglese del XIX secolo, Lord Palmerston. Si trova a 7 miglia da Southampton, ha una popolazione di 19.000 abitanti e è gemellata con la città lombarda di Treviglio, in Lombardia.
Io adoro comunque visitare l'Inghilterra, questo ho detto tante volte, soprattutto chi mi conosce lo sa bene, perché si trovano queste cittadine, questi villaggi dove il tempo sembra non scorrere, tutto davvero molto calmo, molto tranquillo, alle 4 e mezza, 5 massimo di sera, ve lo giuro, tutto chiude. Ieri io e Rebecca siamo andati a cena in un ristorante francese, Le Parisienne, qua a Romsey, ed era vuoto, c'era soltanto qualcuno, qualche avventatore di The Pub qua accanto, ma niente di che. Forse qua la vita scorre in maniera migliore, ecco. Trovo che sia un posto davvero, non so, per andare in pensione e ritirarsi, o magari avere una famiglia e crescere dei bambini qua. Proprio perché la tranquillità che offre questo posto le grandi città non hanno. Però questo è ovviamente qualcosa, insomma, che si sapeva, che le grandi città sono incasinate, sono caotiche e tutto il resto. Invece nei villaggi piccoli si ha molto più tranquillità. Questa è una cosa che apprezzo davvero molto. È in assoluto la colazione in casa più buona del mondo.